ecco caldo già dalle prime battute. Grazie della vostra accoglienza sempre calorosa. Un applauso forte, lo continuiamo subito per il maestro Massimo Di Fanno e la sua orchestra. Eccolo qua, buonasera. Questa sera smicrofonato, come mai? Non può parlare, quindi perché va bene. Insomma, il maestro Massimo Di Fimanio, che con la sua orchestra, è sua, se la porta da casa, ci propone, diciamo, la parte musicale di questo contesto bellissimo che è Roba da Matti. Uno spettacolo particolare dove l'elemento fondamentale è proprio il pubblico che affolla questo locale bellissimo di Martin Sicuro, che si chiama Nada Mas. Allora applauso al Nada Mas, alla proprietà della direzione artistica. E ricordiamo che il Nada Mas diventa un locale, è un locale versatilissimo, diventa per esempio il mercoledì un locale dove potete venire a gustare e anche a ballare la musica dance, con due sale, Happy Music e House, e quindi insomma voglio dire, sono cose molto belle. Il giovedì l'appuntamento con latinoamericano con Noce Picame, il venerdì ci siamo noi con Roba da Matti, se volete continuate a prenotare i vostri posti al numero che vedete in sovrimpressione. Il sabato, attenzione sempre per gli amanti del latinoamericano, la Noce Latinissima. La domenica non può essere che assolutamente Noce del Domingo Loco, che vuol dire notte un po' matta della domenica, e non possiamo assolutamente perderci, verrò anch'io sicuramente a vederli perché sono fantastici, il 28 novembre quelli del Croma Latina con un concerto dal vivo memorabile qui a Nada Mas. Applauso totale, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ma soprattutto un ringraziamento lo facciamo a tutte quelle persone che sono a casa e si stanno guardando, e sono tantissime, tutte quelle che ci seguono per esempio il martedì sera alle 23 da Rete 8 con replica la domenica sempre su Rete 8 alle 12:30. Applauso, non ve lo, ormai siete pratici. E tutti quelli che ci seguono dal canale Sky 909 RollSat mercoledì alle 21 con replica il sabato alle 21. Grazie, grazie mille. Oh, se poi volete, se non avete la possibilità di in quei giorni di stare davanti alla televisione, potete attraverso il vostro PC, collegandovi con il sito www.vincenzoolivieri.it, naturalmente da ogni mercoledì mattina successivo a questa serata, quindi mercoledì prossimo, avere la possibilità di vedere anche tramite il vostro PC questa trasmissione. Insomma, non c'è più, c'è spazio insomma per tutti, potrete anche in futuro aprire il frigorifero e vedervi il programma, ormai ci vediamo dappertutto. Bene, detto questo, io sono contento di avervi qui questa sera in questo spettacolo mega galattico con Vincenzo Olivieri, che si chiama Roba da Matti. Roba da Matti, grazie. Thank you very much. Bene, allora stiamo per iniziare. Le cose che dobbiamo fare sono tantissime, voi sapete benissimo di cosa sto parlando. Una delle cose importanti è la scelta di quella persona così importante, così gentile, gentil sesso, che mi darà una mano nello smistare un po' tutte le situazioni e le faccende che ci sono da fare qui all'interno di Roba da Matti. E allora, anche questa sera noi scendiamo fra il pubblico per cercare sicuramente, naturalmente, la matta della serata. Vai! Dunque, buonasera, buonasera. Buonasera. Come va? Devo dire che questa sera, amici che siete a casa, ci sono tantissime donne e si vede anche per esempio da questo tavolo, un tavolo da quattro donne da sole, buonasera, ben arrivate, anche da questa parte ci sono altre quattro, buonasera, continuate pure, questa parte ce n'è un tavolo da due, buonasera, ben arrivate, però c'è anche un tavolo da quattro uomini così, che io non lo so, poi più tardi ce ne occuperemo, perché come va? Di dove siete? Dove siete? Giuliano. Di Giuliano, vabbè, poi ci conosceremo meglio perché c'è anche lo spazio dedicato all'appello, più tardi vedremo. Nel frattempo io cercavo proprio la matta della serata. Deve essere simpatica, carina, deve essere spigliata, un po' matta, come dice la parola stessa. Io diciamo che non posso, diciamo, esimermi dal chiamarla sul palco perché me la stanno segnalando molto energicamente. Signore e signori, abbiamo qui, come ti chiami? Katia, la matta di questa serata, vieni qua, vieni Katia, vieni. Un applauso, eccola qua. Vieni Katia, vieni, vieni, vieni. Buonasera, buonasera Katia, vieni, vieni, vieni. Eccola qua.
applausi totali per Katia. Eccola qui, vieni, vieni. Ciao Katia. Ma chi era quello che si sbracciava tanto per... Sono tutti scemi, ecco, c'è il caposcemo che è quella, no, vabbè, scherziamo. Tu adesso gli dici così perché sei in imbarazzo qui sul palco. No, per niente, non ti preoccupare. Allora, il tuo nome lo conosciamo, però non sappiamo da dove vieni. Chieti? Da Chieti! E allora salutiamo Chieti che si è trasferita questa sera qui in massa, devo dire, col tavolo lì che... no. Io sono di Chieti. Ah, solo tu? Sono Tortoreto. Ah, ecco, sono tutti Tortoreto e ti hanno coinvolta, diciamo, vieni qua che ti facciamo questa sorpresa, hai visto che vuol dire? Va bene. Pescara va bene. Certo, Chieti Pescara da sempre va bene, sarà attrezzato che voglio dire che siamo uniti da quello. Senti cara, allora, cosa fai nella vita? Non si può dire, agente segreto, tutti segreti, fanno questi lavori che non si possono dire, vabbè. Sono operatrice sciazzu. Operatrice sciazzu, op, la marrocca direi a questo punto. Cioè praticamente fammi capire, lo facciamo capire a quel cafone che sta là che non capisce. Ecco. No, scherzo. Allora, praticamente lei si occupa di una cosa molto bella, cioè di far rilassare le persone con questo massaggio che veramente quando lo finisci stai così, proprio cominci a camminare, sembra che stai in un altro modo, perché veramente è molto rilassante. Per esempio, se io più tardi ti prendo qualcuno, lo allunghiamo su... Tu lo facciamo? Certo. Madonna, stasera, guarda, è bellissimo. Bene, allora, senti, cosa fai la vita, ce l'hai detto? No, meglio non parlarne, volevo parlare d'amore. No, lasciamo perdere. Sei fidanzata? Sposata? Che non fammi capire che non ci sto a capire. Sposata, sì. Sposata. Sì, contro chi? Fammi capire contro chi. Guarda, sta lì, eccolo. Sta lì, eccolo là. Quello che si sbracciava tanto, ho capito. Buonasera, ciao. Come si chiama? Giuseppe. Giuseppe, insomma, guarda, tua moglie, tu sei fortunato perché insomma, quando lui sta che dice guarda, oggi ho fatto una giornataccia, lui terra e lo sciazzi ti addormi, va bene. Allora adesso sai cosa consiste il tuo lavoro praticamente? Non lo sai? No. Non segui la trasmissione? Quasi mai. Allora te lo dico io, ti diamo questo contenitore con cui tu girerai tutti quanti i tavoli che sono qui con le persone che ci sono e qui metteranno loro qui dentro tutti gli scherzi telefonici, no, gli scherzi telefonici, e poi naturalmente ti doterò anche di una cosa molto importante, il mandricchione, che è questo. Quando tu là mi vedrai un po' sfatto perché non so, sai, un po' il sudore, la luce, vieni qua. Invece e mi massaggio, ti asciugo. Invece il massaggio mi asciughi, sì. Perfetto, ecco. Allora poi una volta che hai finito di prendere tutti i bigliettini che riguardano gli scherzi telefonici li porti da quella parte lì, non so, così loro li smistano, va bene? Grazie a te, signore e signori, un applauso fortissimo alla matta della serata, vai, grazie, vai. Ma che bella questa cosa questa sera, così venuta dal pubblico, un suggerimento venuto dal pubblico. Buonasera anche a Gianni Capretta, che lo vedo qui, insomma, buonasera, ben arrivato, l'art director per quello che riguarda la latinoamericana qui dentro al Nadamas, quindi insomma tutti gli appassionati lo sanno, grazie, un applauso doveroso. Ciao Gianni. Allora, è arrivato il momento che tanto aspettavamo, ci dobbiamo conoscere o no? Vogliamo avere modo di sapere cosa succederà durante la serata, sì o no? Bene, allora andiamo insieme a conoscerci con l'appello, vai! Pronti con l'elenco, rispondi presente, è un momento bello. È il momento dell'appello e allora iniziamo subito con l'appello. Ecco qui, abbiamo la lista dei nomi. Mi raccomando, quando chiamerò l'interessato, gli interessati del tavolo che si è prenotato, devono rispondere in maniera originale. L'originalità porterà anche, pensate, a un regalo laddove ci sia un'originalità forte. Noi siamo abituati un po' a tutto, quindi siate originali assai, eh. Iniziamo col primo, attenzione questa sera, un saluto a Becca Ceci! Cosa succede? Buonasera, grazie. No, vabbè, non è importante alzarsi, comunque grazie per essere. Pensavamo una cosa, dice presente! Riproviamo. Becca Ceci! Presente, grazie Becca Ceci. Di dove? Mociano Sant'Angelo, buonasera Mociano, un applauso a Mociano, se ne merita. Buonasera Mociano. Beneduce, non Benedice, Beneduce, chi è che si chiama così? Buonasera, grazie. Di dove siete? Controguerra, infatti, Beneduce, Controguerra, cioè, poteva essere.
Bene, bravo, un applauso. Bene, Duce, contro guerra. Brave. Tavolo numero 68, a posto. Di Pietro! Ah, sta qua, buonasera Di Pietro, grazie. Di dove siete, Di Pietro? Giulianova? Un applauso a Giulianova, eccoli qua. Uomo, donna, fidanzati. No, amici. Ah, ecco, sempre così, amici, no? Va in giro un sacco di amici uomo donna. Va bene, grazie, grazie. Allora, attenzione, Di Salvatore. Di Salvatore, buonasera. Ma perché c'è questa timidezza? Urlate al mondo che siete voi. Di Salvatore, tre donne single. Sì. Sì. No, no, ma non è una, è una cosa che poi ne prenderemo. Prenderemo in esame questo fenomeno perché è importante. Tutte queste donne qui al Nada Massa, soprattutto questa sera qui a Roba da Matti. Durante, nel frattempo, buonasera. Un'altra situazione un po' drammatica. Due uomini da soli. Motivo? Le avete lasciate a casa le donne? Sta poi. Oppure non, proprio non ci sono? Non ci stanno, va bene. Questa sera penso che faremo un'ingarrata generale, perché proprio c'è una grossa quantità di single uomini e donne, quindi mi fa molto piacere. Enza! Enza, buonasera Enza. Enza, Enza? La lenza. È una lenza? Perché Enza la lenza? Fammi capire. È perché dai tempi della scuola... Ai tempi della scuola ti chiamavano Enza la lenza, perché eri una di quelle che a scuola faceva la commedia, diciamo. Abbastanza. E perché è importante. Lo fa anche adesso. E loro la mettiamo subito poi alla prova per fare un po'... Noi facciamo una bella commedia, dopo facciamo veramente una morresca infinita. Brava Enza la lenza. Allora, attenzione, Foglia! Aspetta. Che c'è un distaccamento qua? Foglia, pure voi siete Foglia. Ma come mai? C'è un distaccamento di Foglia. Ha una coincidenza allora. Due tavoli Foglia. Giustamente in autunno, se Foglia è un po' stata da tutte le parti. Foglia qua, Foglia là. Vabbè. Allora, Foglia. Chi è proprio lui? Foglia, lui? Lui? Inquadratelo bene per favore un attimo. Il capotavola, sì. Lo voglio conoscere un attimo. Ecco, chi è Foglia di voi invece? Tu, ecco, io volevo fare una storia, vi ho fatto una canzone perché praticamente quando ho visto il nome Foglia mi è venuta in mente una canzone dei Pooh che si chiama Tanta Foglia di Lei. È una stronzata però. E questa storia è un po' drammatica perché parla di una cosa imbarazzante che può succedere alle persone quando si incontrano, soprattutto uomini e donne. Afo, t'ha toccato. Mi dispiace di svegliarti, trattenermi io non so. Ho mangiato i fagioli e le castagne, io di colpe non ne ho. E non dici una parola. Respirare non potrai. Nel silenzio smuoverai le lenzuola. So che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Salverà. Strana amica di una sera, ti saluterò. L'imprevisto ha distrutto questa storia, ma nel tuo letto rimane tanta, tanta parte di me. Un applauso a Foglia, che può succedere. Vedo che questo tavolo ha gradito, perché evidentemente i drammi si consumano anche in queste case.
È un problema che c'è da tempo, diciamocelo, è questo problema che riguarda le persone che hanno anche questi tipi di disturbi e quindi delle volte, sai com'è, fino a quando uno conosce da 8 anni, dice, amo, senta qua, è per dire, no, però quando si incontra una sera, come si fa? Dice, scusa, andare a casa, che, perché, vabbè, comunque. Allora, andiamo avanti, dopo Foglia, Iachini! Io da voi che cosa voglio? Ma io voglio una grossa attenzione da voi perché vi ho dedicato una canzone. Chi è Iachini proprio lui? Eccolo! Buonasera Iachini! Come va? Tutto bene? Tu che fai nella vita? Sei single? No? Sposato contro chi? Lelele, sta là. Buonasera, complimenti signora. Va bene, Iachini, ti devo fare una canzone. Tu che cosa fai nella vita? Commercialista. Commercialista! Avevo fatto una canzone che noi ce lo siamo immaginato statale, questo Iachini. Vabbè, comunque, è dedicato a tutti gli statali. Noi pensavamo che Iachini lo fosse. Vediamo un po' se riusciamo. Iachini. Lavorerai di più. Lo sai perché? Ormai sono cambiate qui, la pacchia è finita, c'è Brunetta fra di noi, per gli statali la nuova vita sono lacrime. Dimostrerai, Iachini, Sharm el Sheikh, tu non andrai mai più, lo so che ti fa male lavorare sul serio. Prima o poi si rivolterà. Grazie per Iachini, commercialista, ma che comprende il dramma di questi statali presi sott'occhio. Benissimo, attenzione. Madonna, che è successo là? Andiamo a vedere, scusate. Si è ribellata la parte femminile del gruppo Iachini. Vai, andate donne, vai, vai, 1, 2, 3, via. Siete voi che fate paura, un applauso. Iachini, di dove? Roseto. Roseto, mamma. Allora, attenzione, Lolli. Bravi Lolli, eccoli qua. Un gruppo di 5 ragazzi che però, 1, 2, 1, 2, lei da sola. E là là. E dobbiamo, di dove siete? Di dove siete Lolli? Teramo, bene, bene, bene. Troviamo qualcuno del settore, diciamo, che è teramano, che ne può sapere. Vabbè, a più tardi. Allora, attenzione, Manari! Manari, baciamo le mani. Morelli! Buonasera Morelli, grazie per esserci. I ragazzi un po' si vergognano di fare questa cosa, perché ma a scuola voi rispondete, sì, quando fanno l'appello, si usa ancora. No, perché a scuola non si usa fare molto più. Niente, comunque, di dove siete Morelli? Campli, Campli, un applauso a Campli, sono tornati, c'era anche la vostra rappresentante la scorsa settimana di Campli, che poi è andata via contenta perché abbiamo fatto un rock and roll sfrenatissimo. Attenzione, dopo Morelli, Nicolas. Yamma, yamma, buongiorno, buonasera. Nicolas, di dove siete? Misto. Misto, Alba Adriatica, Teramo, Aquila. Ma Aquila, pur, di chi è dell'Aquila? Buonasera, ciao, complimenti. Ma poi il rugby, perché c'è la stazza. No, no, vabbè, ok. Salutiamo gli amici qui a questo tavolo. Nicolas, applauso totale. Questo Misto. Attenzione, Serra. Eccoli qua, buonasera. Serra, buonasera. Di dove siete, Serra?
L'Aquila, avete fatto anche voi un misto, è bene che sia così, perché gli amici, beh, è importante. Chi è Serra proprio lui? Sei tu, aie. Serra è lei, e mo che facciamo? Serra è il marito, c'era un marito, sì, dove sta tuo marito? Sì, quello di prima, eccolo. Buonasera, è proprio lui? Buonasera. Serra, noi abbiamo pensato a te perché naturalmente cosa succede? Il marito, non è difficile da spiegare, noi abbiamo pensato all'effetto Serra, ecco. Che succede quando tuo marito la mattina ti sveglia? C'ha l'effetto Serra? Ce l'ha? Ecco, ora te lo racconto io come funziona. Va. C'ho un coso matto, matto da legare. Ogni mattina si alza insieme a me. E non riesco a fargli mai capire che se non scende non posso lavorare. C'ho un coso matto, matto da legare. Io credo proprio dipenda un po' da lei. Quando mi sveglio la penso la mattina, mi guarda e dice e mo cave ma fa. Sono tante le sue pene. Se c'è una donna a me non mi conviene. Rimango fermo eppure mi avvicino. Questa magia per sempre ci sarà. Un applauso a Serra e il suo effetto Serra della mattina. Andando, ma insomma, io comincio la sigla e voi ve ne andate. Amen. Ma insomma, avete approfittato, ma insomma, stiamo facendo la sigla. Tornate subito a posto, per favore. Dopo andate a fumare. E che diamine, dai, dove sta quell'altro? Amen. Se non scappato quell'altro, venite, venite, dai. Porca miseria. Scusa, Matteo, mi puoi segnare queste due che dopo le facciamo? Anche quell'altra, quell'altra. Dobbiamo essere una frega, dobbiamo fare la sigla. Scusate, ma insomma, non se ne può. Ma tu guarda che scostumate, ma io non lo so, guarda che... Poi andare a fumare, cioè della sera, tu che ti fa quel cazzo pari me ne vai. Oh, stiamo facendo uno spettacolo tutti insieme, guarda che sono scostumate. Poi dobbiamo ricominciare da capo, vedi, ma... Vabbè, ricominciamo, vai! La vita di oggi con quello che costa ti aiuta a campare. Dio c'è. Per la spesa ci vuole un'impresa, tre o quattro cambiare di tocca firmare.
forza mio si dice sopra, perché hanno risato il morale di dà. Vieni qui che con roba da amarti di tutta la noia ti puoi liberare. Mettiamoci a cantare, i guai puoi dimenticare. E con un amico è meglio fatti consigliare. E tu non approfittare, ma cerca di ricordare questo gran momento tuo di libertà. La vita è un grosso affanno un po' per tutti, alti, bassi, medi, belli e brutti. Ma se è con te vai, tu ti divertirai, credi a me, Poi c'è l'auto, l'assicurazione, benzina e gasolio, li devi pagare. La palestra, la televisione, il telefonino ti fanno danna. Questi figli non vogliono consigli, ma solo le soldi per andare a ballare. Con la tutto c'è roba da amarti, d'intorno la voglia di darti da fa. Mettiamoci a cantare, i guai puoi dimenticare. E con un amico è meglio farti consigliare. E con una profittare, ma cerca di ricordare questo gran momento tuo di libertà. La vita è un grosso affanno un po' per tutti, alti, bassi, medi, belli e rotti. Ma se è con te vai, tu ti divertirai, credi a me, chi non fa così lo chiamo sul palco. Taratata, 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 sa sentire un rumore però. Taratata, 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 taratata. Col pensiero mo, eh? In che qua? La 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 la. Benvenuti a Roma da Matti, grazie, il pubblico del Natamas, grande, mamma mia. La gente ci chiede, ma come possiamo venire lì, dobbiamo divertirci come fate voi. E allora non fate altro che prenotare il vostro posto il venerdì sera qui al Natamas Martinsicuro per il massimo divertimento. Vi state divertendo sì o no? E allora il divertimento è quella cosa che ci prende, che ci porta a essere tutti quanti più contenti e quantomeno per una serata scacciare questi mali pensieri che purtroppo affollano la nostra mente, la nostra vita. E allora come possiamo fare ancora per divertirci? Cosa c'è ancora da fare per poterci ancora di più divertire? È arrivato il momento che tutti aspettavano, il momento degli scherzi telefonici, vai! Molto sempre io sono Vincenzo Olivieri, gli scherzi telefonici a Roma da Matti. Inizieremo anche questa sera con gli scherzi che sono arrivati qui. Eccoli, grazie. C'è già il primo che andremo a fare teste. Pronto? Pronto, buonasera, signor Danilo? Sì. Ecco, senta, mi può uscire un attimo da quell'ambiente che non si capisce niente, devo dire una cosa. Sì, aspetta un secondo. Grazie. Secondo? Sì, sì, anche due. Chi è? E sono il presidente della società Salvamento Italia. Aspetti un secondo. Sì, sì. Aspetti un secondo. Ecco qua. Ecco qui. Ecco, sono il dottor De Iulis della società italiana Salvamento. Buonasera.
Buonasera. Mi scusi che l'ho chiamata a questo orario, soprattutto attento, insomma. Senta, io sono un suo corregionale, io sono nativo insomma di Palombaro. Volevo dire che siccome praticamente mi è stato comunicato una, diciamo, una variazione rispetto a quel corso che lei aveva, se non ricordo quello del aspetta un momento che non ci vedo. Allora, ha presente quello del defibrillatore, il corso? Ecco, praticamente non si terrà, stavo avvisando, io ho chiamato un po' tutti quanti, mancava lei e altre quattro persone, che non si terrà più all'Hotel Ambassador, ma si terrà direttamente alla Croce Rossa di Giulianova Lido. Sì. Ecco, se può avvisare cortesemente anche il signor Domenico, cortesemente, di questo cambiamento, perché sennò lui mi rimane difficile da contattarlo, perché sa dove sta, no, lui, che è lontano, no? Ok, sì. Ecco. Lo potrebbe fare? Sì, sì, sì. Senta un po', De Iulis? De Iulis. Ok, ok. Senta, alla Croce Rossa di Giulianova. Come? Alla Croce Rossa, di Giulianova, alle 5:30 di mattina, perché i polmoni a quell'ora stanno un po' più, e quindi possiamo fare meglio diciamo, l'operazione di defibrillazione. Cioè facciamo andare uno in coma e poi lo risvegliamo davanti a tutti. No, ce l'ho io, uno che sta proprio in fin di vita, lo portiamo là e gli facciamo questa cosa. Se si riprende bene, se no vedrete come muore una persona sotto i ferri. Ho capito. Va, ma lei bene? Sarà presente insieme a me lì, sì. Come? Mammella? Cadè? No, lei sarà presente insieme a me lì, sì. Al costo, ci sarà anche lei, sì. Ci sono pure io proprio sono quello che fa proprio la defibrillazione, proprio con lo porto quella da casa, l'ho fatto io. Okay, il defibrillo, okay. Quello proprio che, capite, noi ce l'abbiamo, una novità che arriva dalla Svezia, che al posto di essere a 2,20 a 3,80, quindi la botta è vera, o sarpì oppure, cioè due sono le cose, capite? Ho capito, è una cosa nuova, diciamo, ecco. Ho capito. Va bene, allora guardi, io l'aspetto, il dottor De Iulis. De Iulis, ok, in arte Vincenzo Olivieri, ecco, anche, diciamo, capo. Buonasera, un applauso a tutti i presenti, grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Sono il direttore del Night. Quelle... Il signor Roberto? Sono io. Buonasera, mi scusi l'orario, mi rendo conto che è un orario inaccessibile, ma il suo numero me l'ha dato un amico fidato, e tu chiamalo, che se ti può risolvere il problema te lo risolve lui. Io praticamente ho una piccola situazione un po' incresciosa, perché mi è successo che una ragazza che doveva venire questa sera qua a fare un'esibizione, insomma, al Night, che ci stanno i clienti qua, circa 200 che stanno aspettando, mo è rimasta a Rosetto, non ha capito bene, si credeva che, insomma, è rimasta a Rosetto. Sì. Mo lei potrebbe andarmela a prendere, Rosetto, lo porta qua. Sì. Dove si trova lei adesso? Ecco, allora, lei si trova a Rosetto, esattamente, ha presente dove ci sta, a Rosetto, no? Presente dove ci sta la palma, le palme, le quattro palme, dove sta l'arena. L'arena quattro palme, sì. Ecco, non c'entra niente, dietro l'arena, sul mare, cioè in direzione di quello, sul mare. Sì, ecco. Va bene. Lei sta là, la riconosce perché c'ha un cappotto, sì, una giacca, insomma, bianca. Allora, si trova sul mare, sì. Dove sta? Ha presente dove sta le fondane, esatto, quelle nuove? Esatto, sì. Beh, sta là, sta sopra una fondana, perché fa caldo. 10 minuti sto lì. Ecco, un attimo solo, volevo dire, c'è un piccolo problema, siccome lei non dispone di soldi, diciamo, sì, che lei è disposta, diciamo, a pagare il taxi, eventualmente, naturalmente, diciamo, naturalmente paga il taxi, naturalmente il taxi lo paga, naturalmente. Vabbè, se noi ci pensavate voi. Come? Ci pensavate voi, se no? No, noi non la conosciamo, fino a quando entro qua dentro non è che possiamo uscire qua fuori a dare i soldi a qualcuno, non la conosciamo, perché lei deve fare ancora uno spettacolo, già lo so pagata, e quindi se non c'è i soldi sono fatti i suoi. Va bene. Lei, naturalmente, guardi, voi andando la vado a prendere. So anche la tariffa, insomma, l'altra volta un tassista da Giulianova, diciamo, fino a Martinsicura, se n'è andato quel su e giù, diciamo, con la mano, ecco, diciamo così, tu... Vabbè, io vado là, sì. Sì, ci va subito? Sì. Lei la deve chiamare, si chiama Giuseppa, perché è di Garrufo, è una ragazza che non è stracomunitaria. Va bene? La riconosce perché c'ha un po' di baffo, diciamo, ma quello languido, c'ha sotto al naso un po' di peluria, ma... Poi c'ha le ascelle, capito, con i peli pezzate, diciamo. No. E c'ha anche una cosa di quelle che confina a sud col ginocchio e a nord col collo.
È un po' peloso, ma per questo fa lo spettacolo, fa i record, viene a fare. Ho capito. Fa lo spettacolo di cui. Io sono un cuscino. Dice. Va bene, va bene. Senta un po', io mo, vorrei dirle di venire, lei lo vedo molto, diciamo, interessata ad andare. Interessatissimo. Ecco, appunto, però lei non ci vada, perché questi disgraziati amici suoi, no? Ha presente lo studio Iachini, il commercialista? Sì. Ecco, loro sono stati. Uno scherzo telefonico, sono Vincenzo Rivieri, buonasera dal Nota Massimo, un applauso, vai! Roberto! Tiro commercialista proprio a un certo livello, devo dire. Diciamo un campione. Esatto, sì. Va bene. Allora, mo che sai che è? Mo che c'è la scadenza, al 7.40, presentati in un di Garrufo e vedi che cosa, se lo puoi pagare così. Va bene. Grazie, ciao! Buonasera. Ciao, ciao. Ah, buonanotte, signora Anna, mi scusi l'orario, mi presento. Pronto, mi ascolta? Pronto, mi sente? Pronto, mi sente? Sì. Ecco, buonasera, mi scusi l'orario, mi ascolta adesso? Sì. Ecco, mi scusi, io sono il signor Di Stefano Andrea e mi occupo, diciamo, di cinema, diciamo, cinema, teatro. Ora la chiamavo perché, mi scusi ancora l'orario, ma purtroppo... Allora... Sì? No, prego, prego. Si vuole svegliare un momentino, la richiamo fra due minuti? No, guardi, sono sveglia. Non si sveglia. Allora, praticamente noi che cosa facciamo? Abbiamo una produzione televisiva, non so se segue le soap opera 100 vetrine. Assolutamente no. Ecco, comunque abbiamo delle soap opera e dobbiamo girare praticamente in futuro prossimo, diciamo per due mesi, febbraio e gennaio, nei vostri posti. Ora andiamo cercando qualcuna che possa, diciamo, oltre che truccare, diciamo, gli artisti, e quindi anche trucco, parrucco, eccetera, anche cercare di... Io ti conosco a te, che ti possino, Vincenzo Olivieri. Io con te ci parlavo alla radio. Vabbè, mo che... mo che... Fammi telefonare. Guarda che sei brava, come hai fatto a riconoscermi dopo tanti anni, diciamo che... Perché parlavamo la mattina alle 8:30, quindi come dormivo adesso? Ho capito, ti parlavo dentro la vecchia come allora, diciamo. Esatto, ti sei ricordata? Mi telefonavate la mattina presto perché dovevamo parlare del trucco e parrucco per la Ah, pure, quindi pensa un po' che coincidenza. A Radio Delta 1 mi sembra. Esatto. Quindi 2-3-4 anni fa. Va bene. Pensa un po' che sfiga per i tuoi amici che volevano farti questo scherzo telefonico, non sapevano di tutto questo. I tuoi amici che sono qua sono Moreno, uno si chiama? Piccolo, proprio scritto. No, non ho amici che si chiamano. No, aspetta, Moreno. Mario e Grazia. Che carini. Che ha detto? Che cretini, che ha detto? Che carini. Ah, che carini, ho capito. Eccoli qua, vuoi dire qualcosa a loro? Ti stanno ascoltando. Sono qui, al Nada Mas. Ma ti ho detto che sono stati carini. Che poi per poco non ci stavo anche io. Oh, Stefano Turina, mo si è sviato e non si ferma più proprio. Com'è? Allora, stasera dovevo essere anche io al Nada Mas. E poi che è successo? Le mie amiche si sono ammalate. Ah, che si sono ammalate le tue amiche? Le mie amiche. Ah, le amiche si sono ammalate. Ma c'erano la suina? Come? La suina o la porchetta? Ma magari fanno fare maialone, però. No, scherziamo. Senti, allora ti aspetto la prossima settimana per la vendetta. Noi siamo qui ogni venerdì. Le vendette annunciate, sì, comunque devo venire la prossima settimana, certo, perché si spera, certo, che siano guarite. E allora insomma, mi presento, che finalmente, che la cavalla... mi porto la ceretta dietro, perché hai detto che ti avresti fatto fare le sopracciglia. Certo, che... Vabbò. Oh, me l'hai detto 4 anni fa in radio. Certo, sì, infatti ti ho detto questa cosa che... Ma te lo ricordi? Sì, no, come no, me lo ricordo. Ma ti ricordi quando telefonavamo, diceva, chi ci sta? E tu dicevi... Non ti ricordi niente, vabbè. No, non mi ricordo, che devo fare, mica di una certa età, insomma, ho due neuroni, chip e chop, che ogni tanto si incontrano e quindi... Pure io ho due neuroni, uno pensa alle borse e uno alle scarpe. Ma tu sei single, Anna?
Mostre domande. Dimmele. No, perché se vieni qua la prossima settimana ti trovo lo sposo, mica no. Buonanotte, buona serata. Ecco, mi sapevo, devo dire questo per farti finire. Vabbè, grazie Anna. Buonanotte. Ciao. Ciao. In the afternoon, it's 6 o'clock here in the morning. Here, where's there? Now I thought, well, you want to see something? Oh, boy. Pronto? Oh, yes. But, hello? Hello? Pronto? Hello, Maria Rosaria. Sì. Ah, buon pomeriggio, buonasera. Io mi chiamo Mark Phillips. Mark sì. Phillips. Sei? Io sono Mark Phillips. Mark Phillips. Io sto telefonando da Washington DC. Washington DC. Have you the travel agency? Have you? Difficile italiana, capito? Allora, parla italiano, dai. Se ci riesco, mo. Non ti preoccupare che ci riesci. Va bene, allora, io volevo sapere se voi, come agenzia, riuscivate a fare biglietteria per i miei clienti da far venire in Italia con aereo di Alitalia, no? Devi chiedere in aeroporto. Ho capito, ma mi sembra che lei ha un'agenzia che fa queste cose, no? Che fa viaggi, no? Ecco, sì. Allora io sto chiamando lei perché se lei se ne occupa, poi noi paghiamo lei, lei ci manda biglietti e noi veniamo in Italia. Noi siamo un gruppo che praticamente... No, ma chi sei? Scusami, ma sta ridendo a me che io... Ti prego, dimmi chi sei, per favore. Chi sei? Io? Phillips, dottor Mark Phillips. Mark Phillips. Mark Phillips, cioè mio nonno è quello che ha fatto lampadine Phillips. Capito, l'ho conosciuto suo nonno. Mio nonno anche, il fratello di mio nonno faceva il prete, c'aveva il prete, il sacerdote. Come si chiamava il fratello di tuo nonno? Don Lulio. Non te lo fai la resata? No, ma non me lo faccio. Faceva la resata davanti a tutti i bottoni di mio nonno che... Va bene, senti. Ho capito, ma che scherzo è? Dai, parla come mangi, no? Yes, and it's not a joke. It's real. You understand? If you don't understand me, it's impossible. Dai, che ti capisco. Su, parla come mangi. Allora. Chi sei? Allora, io sono Mark Phillips. Marco Phillips, sì, tu non hai inventato la lampadina, ho capito. Io non l'ho conosciuto. Sì. Allora, io ho praticamente un gruppo di miei colleghi che vuole venire in Italia. Ho detto, io conosco questa persona perché tramite Facebooks, no? Sì, va bene. Facebooks. L'ho fatta amica mia, tu sei diventata mia amica e tu mo m'ha da fare questo favore, diciamo. Vabbè, te lo faccio questo favore, vabbè. Se tu fai biglietteria, a noi ci serve 10 biglietti da Washington DC per... Ma dai, per favore! Allora, aspetta, a me mi serve 10 biglietti da Washington DC. Ho capito. DC, sì o no? Ho capito, sì. Da Washington con l'Alitalia per arrivare a Roma, bella Roma, Joe, canta la nostra canzone. Roma non fa la stupida, ma sera. Ma che sei, Vincenzo Olivieri?
Ragazzi, c'è 3 ore ci ha voluto. Certo, buonasera, un applauso a tutti presenti, vai! Questa sera assisterete per la prima volta in un programma televisivo a un massaggio shiatsu ridotto, perché di solito un massaggio shiatsu dura un'ora, cioè, però questa sera lo facciamo ridotto, lo riduciamo a 2 minuti e mezzo, massimo 3, e la persona che gioverà di questo massaggio si chiama Alfredo. Alfredo è massaggiato da Katia. Fammi vedere che... mo come si fa? Vedi un po' tu come si riesce a fare qualcosa di... Allora, abbiamo un qualcosa proprio di... Perché qua è importante anche la musica. Abbiamo una musica di quelle... Cucite, sembra un cadavere, sembra che... sembra che è cascato la bicicletta. Scusa, ecco. No, scusa, deve stare un po' più rilassato o no? Dovrebbe stare con le mani mettere lungo il tronco, diciamo. È così. Gesù Cristo. Ecco. Yamen, allora, ecco, da dove inizi? Ci spieghi un attimo quello che farai? Dovrei fare un trattamento energetico dalla schiena, partendo dalla schiena e poi... Andando via via giù. Senti, tu stai tranquillo comunque. Allora, scusa, tu sei stressato? Abbastanza. Allora, signore e signori, vediamo cosa succede. Musica, grazie. Fai un... Cosa senti? Sì, vai. Eh? La pizza, ho capito. Riesce la pizza, ho capito. Evidentemente la pizza passa da qua dietro, non lo so. C'è la pizza a tracollo, non lo so. Vai. Se si può un po' più abbassare. Sì, come? Che cosa senti dal tatto? Come ingastrato? Sento se ci sono... Ma come sta messo lui? È incordato? Sì. Incordatissimo. Che lavoro fa lui? Che lavoro fa? Il pompiere. Ah, il mobiliere dell'altra volta. E quindi poi si ingolla i mobili pure che... l'ho capito, sì. La settimana scorsa non hai risposto al telefono per lo scherzo, eh? Non so, è andata bene. Vai, sta facendo lo shiatsu, dai. Oddio. Fateci capire pure a noi che sta succedendo, però perché... Che sta succedendo? Ha toccato dei punti che fanno male. Lo devo far rivedere un attimo, toccagli un punto che fa male. Sta soffrendo come un cane. Vai. Ecco, basta così, dai. Non facciamo soffrire. Senti, un movimento di gamba... Niente, meglio di no. Scusa, sono cafone. Allora, niente, vabbè, possiamo concludere così perché, ecco, gli fa una passata così, va bene, sta a posto. Come ti senti? Meglio, certo. Facciamo un applauso alla nostra Katia. No, abbiamo visto la tua praticità. Grazie Gianni. Abbiamo visto che sei molto pratica, ma purtroppo, sai com'è, qua in televisione le cose, non c'è il tempo. Il tempo televisivo stretto. Comunque... Signore e signori, Chuck si gira. Se scopro qualcosa la chiamerò. Se non sono in casa, lascio un messaggio al maggiordomo o alla donna delle pulizie. Donna delle pulizie. Donna delle pulizie! Mi scusi. Ma perché ha fatto questo? Quando avevo 7 anni, mio padre fuggì con una donna. Quella donna lì. Mia madre morì di crepacuore. Adesso ogni volta che qualcuno dice donna... Quella donna lì. Io perdo la testa. Oh, povero caro. Adesso capisco che volesse strangolarmi.
Non lo dirò mai più. Grazie. Ci vediamo, bambola. Se scopro qualcosa, la chiamerò. Ah, se non sono in casa, lascia un messaggio alla donna delle pulizie. Donna delle pulizie. Aspetta, mandi. Donna delle pulizie. Ma che ti immattete? Avvenete? Scusi. Ma la scrittanina è già scritta. Adesso. Ah, ma perché ha fatto questo? Aspetta. Quando avevo 41 anni, 7 anni, mio padre fuggì con una donna. Quella. Mia madre morì di crepa cuore. Sci benedetta l'anima sua. Oh, povero caro. Stop. Stava andando bene e poi si è perso un po'. Finita a fare battute, devi leggere, capito? È importante. E no, devi leggere perché si è perso una cosa importante. Quindi la dobbiamo rifare. Mi dispiace. Da capo, sì. Se scopro qualcosa, la chiamerò. Ah, se non sono in casa, lascio un messaggio al maggiordomo o alla donna delle pulizie. Donna delle pulizie. Donna delle pulizie. Mi scusi. Ah, ma perché ha fatto questo? Quando avevo 7 anni, mio padre scappò con una donna. Mia madre morì di crepa cuore, proprio con una donna. Adesso, ogni volta che qualcuno dice donna, quella lì, la donna delle pulizie. Io perdo la testa. Oh, povero caro. Adesso capisco perché volevi strangolarmi. Grazie. Ci vediamo, bambola. Eccezionale da Oscar. Eccoli qua. Bravissimi. Complimenti. Un attore, un'attrice. Bravissimi, applauso più forte, mica è facile qua. Credo che questa sera, a meno che qualcuno non ci ripensi che vuole salire sul palco a fare un'ultima cosa così dell'ultima ora, niente, vi vedo molto timidi questa sera. Io vorrei salutarvi, ringraziarvi, ma di che cosa? Di quello che avete dato questa sera a questo spettacolo, la vostra vivacità, il vostro brio, la voglia di stare insieme. Noi siamo sempre qui il venerdì sera con Roma da Matti, al Nada Mas, Martin Sicuro, che vi aspetta naturalmente per delle serate grandi con la musica, il mercoledì la musica disco e gli altri giorni naturalmente con la musica latinoamericana. Ricordate l'appuntamento del 28 con i Croma Latina, musica dal vivo qui al Nada Mas. Nel frattempo vi salutiamo. Vi ringraziamo, un applauso a Massimo De Bifani e la sua orchestra che naturalmente è la colonna sonora di questo spettacolo, un ringraziamento da sottoscritto Vincenzo Olivieri che vi auguro una buona settimana e vi aspetta venerdì prossimo qui a Nada Mas oppure in televisione ogni martedì, ogni mercoledì sul satellite. Buona fortuna con Roma da Matti, vai! Trova un pretesto, una
ragione di più per rivedermi in TV. Ah ah. Questa puntata è finita oramai e posso farti tuoi. E poi non dirmi che non te l'ho detto mai. Se tu non ascolti mai l'annunciatrice che ogni giorno te lo dice, se con gli amici divertirti vorrai, pronto e poi vedrai. Ah ah. Prima di oggi che sei stato a far, dimmi la verità. E se le delusioni nella vita tua ti hanno fatto diventare triste, da noi questo certo non esiste. E se c'è il pelo per nada más, colpaccio poi vedrai, se fossi in te ci penserei, ci ritorniamo casomai, tutti! Ehi, hey, ogni puntata noi creiamo contatti, siamo roba da matti. Ehi, hey, della paghetta ti puoi pure privare, ti propongo un affare. Ehi, se ti tengo doppio poi mi capirai. Poi dovrai salire.